Ciao ragazzi e ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Che cosa sono i NAS? Questi due dispositivi, Network Attached Storage, sono dei dischi che normalmente vengono utilizzati per effettuare dei backup, dei salvataggi, delle sincronizzazioni dati e vi possono essere molto utili in diverse situazioni. Vediamo insieme. Sono Simone Cristini, reparto tecnico System Tech. Oggi sono qua con due prodotti della linea Synology. Abbiamo il modello 115J e 216J che ha supporto per un disco fisso solo, questo per due. Possono essere utili come backup oppure ad esempio a casa anche solo per fare una centralizzazione dei file multimediali, audio, video e anche sorveglianza con alcune telecamere compatibili. Questo è l'apparecchio, praticamente è semplicissimo, si spinge, si apre, all'interno abbiamo semplicemente il vano dove mettere i due dischi fissi, ora vi farò vedere come si montano. Adesso andremo a collegarlo e vi farò vedere sul computer cosa i primi passi da fare per configurarlo. Benissimo, dopo aver acceso il nostro Synology occorrerà procurarsi un programma dal sito della Synology che è Synology Assistant. Fa la ricerca nella nostra rete e troverà tutti i dispositivi Synology che ci sono e mi porta all'interfaccia web. Fare impostare, facciamo l'installazione automatica che è velocissima, installa ora, e alla fine di questa operazione praticamente ci troveremo col sistema operativo già aggiornato e pronto all'utilizzo. A questo punto ci pone alcune domande, sono molto importanti, quindi i primi passaggi sono fondamentali. Allora, il nome che vogliamo dare al nostro server, ad esempio può essere Synology, NAS, quello che vogliamo. Il nome utente del account amministrativo, io di solito metto admin e una password complessa. Ovviamente no con lettere, numeri, caratteri speciali, maiuscole, minuscole, meglio. Avanti. Congratulazioni, va bene, eseguirete il test smart, sì, direi proprio di sì. E anche questo vi lascerei tutto abilitato. Avanti. Creare il Quick Connect ID, questo serve se avete in mente di raggiungere il vostro NAS dall'esterno della vostra rete. Faccio un esempio, utilizzare una specie di cloud personale oppure se avete più sedi di un'azienda. Attualmente non mi interessa, quindi ignorerò questo passaggio. Comunque potete farlo anche eventualmente più tardi. Allora, a questo punto ci troviamo con un'interfaccia minimale che è poi l'interfaccia del Synology. Ecco, questo qui è interessante, questo qua vi dà lo stato del sistema, c'è il controllo della CPU, della RAM e alcune informazioni utili. Io adesso per esempio mi dice che c'è da aggiornare questo e lo aggiorniamo. Aggiorna. Ok, mentre lui aggiorna possiamo chiuderlo e andare avanti. Allora adesso vi ho mostrato diciamo i primi passaggi, adesso in base alle vostre esigenze il NAS va personalizzato, quindi il mio consiglio è comunque di, se centralizzate i dati sul NAS, di avere comunque un backup del NAS stesso. Se invece il NAS fa da backup, allora va bene qualsiasi configurazione. Detto questo, se avete altre domande, delucidazioni, il nostro supporto tecnico è qua. Benissimo, come il nostro reparto tecnico vi ha mostrato, quindi il NAS è un dispositivo molto utile, sicuramente da prendere in considerazione sia in ambito domestico che in ambito aziendale, massima importanza ai vostri dati sia in termini di centralizzazione e di condivisione ma anche di backup e in generale di storage.
un particolare ringraziamento quindi al nostro responsabile tecnico Cristini, che ha permesso oggi di vedere come funzionano questi dispositivi. Un ringraziamento anche da parte mia, un cordiale saluto, un arrivederci al prossimo video tutorial.